Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi parlerò finalmente di cosa è successo nella vanilla e di cosa accadrà in futuro. Quindi sin da subito vi invito a lasciare un like, superiamo gli 800 mi piace come sempre e direi possiamo iniziare subito. Forse ho fatto la intro che era un pochettino troppo drammatica. Sì, già forse molti di voi state pensando: mio Dio, la serie finisce, cosa è successo? Perché non portavi più la vanilla? Ragazzi, adesso vi spiegherò tutto e cerco di essere anche il più veloce possibile perché sto utilizzando la mia videocamera. E come si sa, la mia videocamera dopo tipo 10 minuti muore, esplode, si surriscalda. E quindi devo sbrigarmi. Siamo tornati quindi dalla vanilla. Però, ragazzi, questo qui non conterà come un video della vanilla. Infatti, farò cose molto a random. Forse non metterò neanche le cuffie. Perché così non ho voglia, mi piacciono tenere come collana. Praticamente, cosa è successo, ragazzi? Come avete notato tutti quanti, è da un bel po' che la vanilla non esce più sul canale. Per quale motivo? Molti pensano che tipo avessi stoppato la serie, il che in parte è vero. Molti altri pensano che invece proprio la vanilla era stata annullata del tutto, quindi non usciva mai più. E tanti altri comunque mi ponevano sempre la domanda: ma che fine ha fatto la vanilla? Ragazzi, la vanilla, eccola qui, praticamente c'è, ma non ci sarà ancora sul canale. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che praticamente la vanilla per ora sarà stoppata e riprenderà a settembre. E adesso naturalmente vi chiederete: perché è stoppata la vanilla? Che negli ultimi video che ho fatto della vanilla, riguardandoli per bene, non mi sono veramente piaciuti. Cioè, mi dovrei mettere le cuffie, non ce la faccio a parlare senza cuffie. Non mi sono piaciuti, mi sembravano molto dei video tappabuchi, ecco, diciamo così. Nel frattempo un attimo mi gratto. Tappabuchi, perché facevo il video quindi direttamente entrando nella vanilla e registravo alla Katsum. Quindi qualsiasi cosa mi passava in testa prendevo e la registravo. Però di per sé poi il video, riguardandolo a volte, se non per la maggior parte dei casi, era quasi vuoto, cioè si faceva ben poco. E quindi questo qui non mi piace, perché comunque, come vi ho detto sin dal primo episodio della vanilla, questa serie è una serie che voglio, diciamo, programmare. Quindi voglio già registrare sapendo cosa devo fare. Non voglio, diciamo, entrare nel mondo, premere il tasto rec e registrare quello che capita. Voglio quantomeno darmi una linea guida. Ed è per questo che io vi chiedo adesso di scrivere qua sotto nei commenti con l'hashtag VanillaM. Era da tanto che non usavamo questo hashtag. I vostri consigli su cosa fare. Però, ragazzi, non mi chiedete di fare cose assurde. Devono essere cose abbastanza semplici. Cioè, non mi chiedete di fare la torre Eiffel su Minecraft. Perché, ok, si può fare, ma è difficile, ci vuole molto tempo. E io non sono il tipo che impiega tipo 4, 5, 6 episodi per fare soltanto una cosa. L'idea sarebbe di trovare qualcosa da fare sempre nel massimo di 2-3 episodi. Quindi, non so, vogliamo fare una bella struttura. Ad esempio, vorrei fare più avanti sui Galeone. Lo dovremmo riuscire a fare nell'arco di 2 episodi, non di più. Perché, sennò, secondo me, la serie diventerebbe poi troppo lenta. E come avete notato sin dall'inizio, questa serie era stata appunto creata per essere molto dinamica. Io adesso, nel frattempo, sto cercando di fare qui è un po' di roba a caso, quindi farò molto avanti nel video. Ed è per questo che non voglio calcolare questo video come un vero video della vanilla. Perché sto soltanto sperimentando roba. Molto probabilmente quello che adesso farò poi andrò a cancellare. Non lo so, diciamo che vi mostrerò quello che faccio io di solito prima di registrare un video della vanilla, ovvero fare tante prove. Per poi appunto registrare il video vero e proprio. Naturalmente, ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa decisione. Perché il vostro parere per me è molto importante. Quindi, ricapitolando, come detto, la vanilla si ritornerà a settembre, oppure verso comunque la fine di agosto, quindi verso la fine di agosto, i primi di settembre, ma con delle novità. Indovinate cosa è successo? Si è spenta la videocamera perché si è surriscaldata. Visto che ci sono 45 gradi in camera mia, la videocamera già dopo 5 minuti impazzisce. Comunque, stavo dicendo che appunto tornerà la vanilla, però con delle novità. La novità più importante, ragazzi, è che sarà il multiplayer. Il multiplayer con chi? Con altri youtuber, naturalmente, però non vi dirò con chi. Ancora sarà tutto da decidere, è un forse. Però è quasi un forse su un sì, sarà in multiplayer. Infatti, già è entrato uno youtuber nel server a iniziare la sua serie della vanilla, però
ancora nessuno di voi se ne è accorto. Quindi, meglio così, vediamo un pochettino come si svolgerà il tutto. Tutto questo discorso però sull'innovazione della vanilla, sulle novità, non riguarda appunto soltanto la vanilla, ma anche il resto dei video sul canale. Infatti, a iniziare da settembre, ci saranno di nuovo un video al giorno, forse anche due al giorno, dove molto probabilmente il secondo video del giorno o sarà un minigioco su Minecraft, oppure proprio un gioco che non è Minecraft. Questa cosa qui la volevo fare da un sacco di tempo, perché comunque io non gioco soltanto a Minecraft, ma gioco anche ad altri giochi, anzi gioco soprattutto ad altri giochi, perché comunque Minecraft, ok, mi piace un sacco, però non è, diciamo, il mio proprio, non è proprio il mio vero genere di gioco, ecco. E nel frattempo sta stradina fa veramente schifo, già so che la farò pigliare a fuoco. Sicuro. Ritornando, ragazzi, al discorso sempre della vanilla, visto che comunque è un video sulla vanilla e quindi credo che sia giusto parlare principalmente della vanilla, ho detto troppe volte vanilla, ci saranno sempre gli ospiti speciali, quindi non vi preoccupate, sotto questo aspetto non cambierà nulla. Ogni circa 5, 10 o 15 episodi poi si vedrà un pochettino com'è andrà la serie, ci saranno ospiti speciali, quindi là non vi preoccupate, ci sarà sempre da divertirsi. Anzi, fra due episodi dovrebbe esserci un ospite speciale, quindi speriamo che va tutto bene. Naturalmente, appunto, quindi se ne parlerà sempre a settembre. Infine volevo parlarvi di un'ultima cosa. Visto che comunque siamo ad agosto, infatti questo video deve uscire il 16 agosto, perché io lo sto registrando tipo due giorni prima, quindi penso che dovrebbe uscire il 16 agosto se fa tutte le cose correttamente. Come noterete sul canale, stanno uscendo leggermente meno video. Questo qui è perché appunto è agosto, ragazzi, e quindi anche io ho le, diciamo, le mie vacanze, e quindi sì, è normale. Però da settembre, non vi preoccupate, tornerà tutto alla normalità. Anzi, ripartiremo più forti di prima. E questa strada, madonna, fa schifo, ma che ho fatto io? Giuro, io sto soltanto esprimendo la mia creatività, che fa veramente schifo. E detto sinceramente, ragazzi, non so cosa io sto facendo. Cioè, quindi, proprio sì. Ok, sì, che cosa sto facendo? Ormai approfitto anche di dire in questo video che praticamente verso fine agosto andrò al Dragonfest, che è una fiera che si trova, penso, vicino Messina, non mi ricordo, e solo siamo insieme a Poldo. Quindi, se in caso siete di Messina o di Milazzo, se non sbaglio, mi troverete lì il 26 e il 27, se non sbaglio, sì, dovrebbe essere verso quelle date, appunto al Dragonfest di Messina o Milazzo, non mi ricordo sinceramente dove sia. E adesso, appunto, poi, parlando sempre di settembre, ci saranno delle cose molto particolari, ragazzi. Non vi spoilerò nulla, ma vi dirò che verranno da me delle persone, quindi saranno cose molto particolari e molto belle. Mentre verso fine settembre e inizio di ottobre ci saranno le fiere principali, quindi sarà Games Week e il Romix, là ci vedremo sempre. Ok, ragazzi, piccola precisazione: il Dragon Fest sarà a Milazzo il 26 e 27 agosto, mentre il Games Week dal 27 settembre all'1 ottobre ed il Romix dal 5 ottobre all'8 ottobre. Quindi sì, mi troverete in tutte queste fiere. Finiamo adesso di parlare appunto delle fiere, parliamo un pochettino dei video che usciranno adesso ad agosto. Usciranno principalmente o minigames o appunto video un pochettino così, molto randomici, che non fanno parte di una serie ben precisa, eccetto per la Toycraft. Infatti verso fine agosto, penso intorno al 25-24, si dovrebbero uscire due episodi finali, quindi uno sul mio canale e uno sul canale di Gabby. Naturalmente non vi preoccupate, perché se appunto noteremo che questi due episodi finali vi piaceranno molto, ci sarà una cosa dietro in questi episodi finali, la Toycraft potrebbe continuare in una seconda stagione, e non inizierebbe questa seconda stagione molto tardi, ma diciamo forse già verso forse già dopo metà ottobre. Quindi praticamente avrete la seconda stagione della Toycraft dopo un mese e mezzo. Quindi appena usciranno questi due episodi, commentateli, condividete, cioè dovete supportarli a manetta. Ed infine, ultima cosa, molto probabilmente riprenderanno le live anche la domenica, quindi ci saranno le live il mercoledì e anche la domenica, oppure a volte il mercoledì o a volte la domenica. Questo perché comunque il mercoledì vorrei portare anche dei video e sono appunto indeciso su cosa fare. Concludiamo il discorso delle live dicendo che oggi la live non ci sarà. Infatti, per tutti quelli che seguono il mio canale Telegram, penso che già lo sapranno perché l'ho scritto già ieri, diciamo che oggi sostituiamo la live con questo video un pochettino importante. Detto questo, ragazzi,
io direi che posso salutarvi. Questo video praticamente finisce qui. Era proprio un video aggiornamento generico su un bel po' di cose. Spero comunque vi sia piaciuto, perché volevo mettere in chiaro diverse cose. Quindi mi raccomando, ragazzi, la vanilla non finirà qui. State tranquilli, riprenderà verso fine agosto, inizio settembre. Detto questo, io come sempre vi invito a lasciare un pollicione in su. Cerchiamo di superare gli 800 like per questo video. Iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti. Quindi per iscrivervi al canale Basic Cadel nell'altro, che sta qui al centro dello schermo. E se ce l'avete fatto, potete cliccare qui o qui per vedere un altro mio video. Dai, ragazzi, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao a tutti.